Avete appena finito di fare la vostra bella casuccia, normale, bella, carina, il vostro lettuccio, ma mentre pensate di andare a dormire, vi ritrovate green. Cosa fare in queste situazioni? Beh, sicuramente non è una cosa divertente, però voi potete dire, magari il sole lo brucia, proviamo ad andare a dormire, magari potrebbe funzionare, giusto? Svegliate e vedete ancora notte. Al che ovviamente vi domandate, tutto ciò non è normale, giustamente, io spero... che adesso uscendo lui non cercherà di attaccarmi, giusto? Cioè nel senso, però chiaramente prendiamo una spada, voi direte, no? Immagino, almeno una spada di legno, perché capisco che all'inizio magari non si possono avere determinate cose. Invece no, purtroppo il signorino vi attacca pure. E attaccandolo voi vedrete che purtroppo ha tanti, tantissimi cuori sopra, 560, 550, tantissimi, e vi sta uccidendo. Cosa fate in questa occasione? Di certo non andate ad affrontarlo, perché almeno per adesso non potete vincere. Dovete avere tipo dei diamanti, delle cose. E per carità, adesso lui cercherà di attaccarvi anche da casa. Tecnicamente non potrà entrare in casa. Tuttavia, per sicurezza, bloccate la porta. Cosa dovete fare quindi? Dovete andare in miniera. Però chiaramente non potete uscire, giusto? Quindi cavate sotto, qua, e scendete. Scendete fin quando non trovate una caverna. Craftate un bel piccone in pietra, se non ce l'avevate già, chiaramente. Perché adesso potrete andare a prendere il ferro. Come ho la cobblestone, io mi faccio anche un'ascia, così scavo più velocemente. Prendete sicuramente il coal, che vi servirà per vedere al buio. Anche se io non... cioè non mi serve, ho la luce infinita io. E attenzione sempre, ricordatevi che Green è dietro di voi in questo caso. Bene, perché me l'aspettavo? E perché questo qua mi sta uccidendo letteralmente? Oh Santa Maria delle Rose, per l'amor del patrono. Via, via. Ok, perfetto. Avete visto quel momento di suspense assurda? Ecco, non era stato fatto apposta. Lui mi stava uccidendo e lo stava facendo ben benino. Non scordiamoci che abbiamo un'ascia di pietra. L'ascia di pietra fa 9 di danno. E l'ascia che fa più male in assoluto, cioè nel senso, vabbè, anche la shine derite fa sempre 9 di danno, però comunque cambiano molto fra la spada e l'ascia, cambia molto la velocità di attacco, quindi dovete stare attenti. Proviamo ad andare a sconfiggere Green con l'ascia di pietra, vedete? Non so se è una buona idea, però proviamoci. Beh, vedete, comunque gli si toglie un bel po'. Tuttavia, potete utilizzare... Oh no. Aha, l'avete spinto voi. Adesso, ovviamente, per carità, no, via. Dovete avere tanto knockback. Lui adesso sarà qua. Se riuscite a mandarlo in una pozza di lava, avete fatto bene, avete vinto il gioco. Ok, perfetto, lo potete anche bloccare così, non serve continuare a colpirlo. Fra poco morirà, vediamo. Per aumentare la velocità, chiaramente potete utilizzare la vostra ascia super potente di pietra o comunque di qualsiasi materiale per aumentare appunto la super velocità. Così muore più in fretta. Guardatelo, adesso manca pochissimo. Manca pochissimo. Ucciso. Bene, evidentemente con la lava muore. Non è detto però che tutti i Rainbow Friends muoiano con la lava. Dovete capire bene quali sono i loro punti deboli per poterli sconfiggere su Minecraft. Mi raccomando, io spero che questo sorta di tutorial vi sia stato d'aiuto nel caso troverete mai i Rainbow Friends su Minecraft o qualsiasi altro mostro, e ricordatevi che chiaramente questa cosa funziona per qualsiasi altro mostro. State sempre in guardia perché Minecraft a volte può nascondere dei segreti assurdi. Grazie per aver guardato questo video, iscrivetevi al canale per vedere altri di questi video maledetti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!